la presentazione dei tre casi cerca di dimostrare quello che in realtà è il nostro metodo e il nostro approccio rispetto alla patologia psichiatrica. Ciò che in effetti emerge dal racconto di queste storie è che avere con il paziente, cioè con colui che soffre, un atteggiamento empatico di comprensione ed accoglienza mette l'operatore che si trova a gestire il paziente nella condizione di poter utilizzare tutte le risorse positive, efficaci che il paziente, nonostante la sua lunga storia, ancora ha. Qui ho vissuto per un periodo in strada, stavo in strada, diciamo, era una ribellione la mia. Arrivato da noi non voleva stare in struttura da noi, in comunità, perché lui aveva questa forma di ribellione contro la psichiatria. Vedevo che così non si poteva andare avanti, comunque sia le problematiche prima o poi le dovevo affrontare. Come ho sempre detto, diciamo, il personale è molto qualificato, tutti i psicologi, anche le dottoresse, tutte molto preparate. Si fa una presa in carico del paziente a 360 gradi rispetto a quelli che sono i suoi bisogni, i suoi vissuti. Infatti anche quando succede qualcosa, i primi che vengono a chiedere aiuto sono proprio i psicologi, i psichiatri. Quando è arrivato qui circa 2 anni fa, tanto per parlare dell'aspetto farmacologico, lui assumeva una terapia molto importante composta da ben 3 antipsicotici, benzodiazepine, insomma tutti i farmaci che tendono un po' a sedare. E l'intervento farmacologico in questo senso viene assolutamente integrato in tutto questo. Agendo psicologicamente e agendo a livello riabilitativo, il comparto farmacologico piano piano si è fatto da parte, si è ridotto. Noi abbiamo visto la risorsa, l'abbiamo guardata, abbiamo permesso a Simone di guardarla e abbiamo portato avanti questo progetto, ci abbiamo creduto. Io nello specifico sono stata molto materna. Diciamo, ho avuto un'evoluzione in questo tempo, questo percorso che sto facendo all'interno di questa struttura riabilitativa. Muoversi da qui, arrivare tutti i giorni la mattina alle 7 al lavoro, Simone si alza tutte le mattine alle 5 del mattino, fa un percorso a piedi per arrivare al pullman, prende il pullman e arriva a Roma. Quel lavoro mi trovo abbastanza bene. Inizialmente avevo molta paura di riprendere al lavoro, perché comunque sia il reinserimento nella società non è facile. Ci sono stati dei momenti in cui ha avuto voleva rinunciare, però è stato sostenuto da noi nel proseguire, perché comunque le risorse ce le ha, le abbiamo riconosciute, le abbiamo permesso soprattutto a lui di riconoscersele, di guardarle, e quindi ha proseguito in questo progetto. Non è tanto la gestione dell'emergenza, la gestione dell'acuzie, ma è importante fare un progetto che vada a medio lungo termine. Devo avere gli strumenti per fronteggiarla una ricaduta, sempre con l'aiuto della mia psicologa e anche con gli operatori. Senza di loro magari diventa un po' più complicata. Con Alessandra si è partiti con una sintomatologia che veramente non faceva sperare nulla di buono. Alessandra era molto rifiutante anche il contatto visivo con gli operatori all'inizio. Se pensiamo che nel 2017 ha fatto 80 ingressi in pronto soccorso, nel solo 2017. Perché la storia che la caratterizza è quella di una persona che ha avuto tanti ricoveri nel corso della sua vita. Come stavo io che mi si cacciavano via all'ospedale perché mi ricoveravano per buttarmi sotto, qui mi stavo veramente aiutando. Lì invece era una soccorsa e mi mandava via. Doveva vincere la paura di fare le scale, vincere la paura del contesto esterno. Alessandra si è spostata sempre in autoambulanza o con i mezzi di soccorso, ma non si è più spostata con una vettura normale come riesce a fare oggi. E non scendeva neanche dal reparto all'inizio, perché il suo delirio ricorrente era quello di buttarsi di sotto. Quando le abbiamo proposto di andare in piscina non l'ha presa subito bene, proprio perché aveva questa paura di buttarsi. Abbiamo ricoverato. Mi hanno detto vai a fare
Non abbiamo fatto altro che offrire un punto di riferimento in più rispetto a quello che solitamente c'è nel momento in cui si entra all'interno di una comunità. È bastato che uno di noi andasse ad accompagnarla negli spogliatoi, cioè aveva proprio bisogno di un sostegno fisico, di una vicinanza fisica che la rassicurasse. La stabilizzazione che prima poteva essere data primariamente dai farmaci passa mano a mano non solo tramite le terapie farmacologiche ma anche tramite gli interventi terapeutici e riabilitativi. Dopo tanto tempo che da giovane non sono riuscito a prendere la terza media, un po' per colpa mia o per non colpa mia. Vorrebbe tantissimo reinserirsi, però è stato, ha trovato molte più difficoltà proprio per la mancanza di un diploma. Non so, ma dopo una vita mezza vita spericolata, cioè arriva a un certo punto della vita che, perché a 20 anni non te ne accorgi, a 18 anni cioè ti riverti e basta. Il percorso scolastico, seppur la terza media in una persona adulta, questo nasconde delle insidie per chi non l'ha mai fatto, nasconde delle insidie per chi non si è mai confrontato con queste difficoltà, seppur di lieve entità. La vita è ora che uno se la prende pure, no? Perché io, a parte, sono entrato qua dentro per l'alcol e poi l'ho richiesto io proprio questo ricovero. Con le cesarane a me mi ha aiutato tantissimo, mi ha aiutato tanto perché, a parte che me lo stati sempre tutti gentili con me, sempre vicino, sempre disponibili. L'intervento farmacologico è un intervento che secondo me va inserito in una cornice di senso terapeutico, di senso riabilitativo in questo caso. Se non avessi incontrato noi e se non l'avessimo inserito in questo percorso, sarebbe molto difficile per lui poter ambire ad una vita diversa rispetto a quella che ha sempre avuto. Non sarà un intervento standardizzato per cui il paziente sì, ne ha beneficio ma si ritrova solo parzialmente, ma sarà un intervento veramente personalizzato, veramente sulla persona e sul bisogno della persona. E incomincio a dire, ma che devo fare la vita io? Perché a quel punto lo domandi. E io me lo sono domandato tante volte. E mi sono domandato che io nella vita voglio vivere, ma voglio vivere bene però.